Ma Simona, scusa, ma questo zenzero che ne parlano come se fosse la panacea di tutti i mali, ma funziona? Ciao amici, lo sapevate che lo zenzero è la spezia con più virtù benefiche per la salute? In Oriente lo hanno sempre saputo e hanno usato questa radice aromatica in mille modi diversi per ottenere tantissimi benefici. Ma noi occidentali cosa possiamo fare? Quello che noi occidentali possiamo fare è introdurre lo zenzero nella nostra alimentazione. Ma c'è un ma. Dobbiamo mangiarne almeno un po' tutti i giorni. Ma come? Adesso dobbiamo rimpinzarci di zenzero tutti i giorni? Ma non lo sai che è piccante? Certo che è piccante, perché contiene lo zingiberene, il principio attivo che dà il sapore pungente, ma anche tutti questi benefici. Ma se volete che vi faccia davvero bene, bisogna mangiarlo spesso, altrimenti i suoi benefici saranno solo temporanei, come la sua comparsa sulla tavola. E adesso vediamo i 10 più importanti benefici di questa straordinaria radice. Ma prima, se vi piace l'idea, mettete subito un mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Se non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e andate a cercare nelle mie playlist i vostri argomenti preferiti di salute naturale. Ce ne sono davvero tanti. Bene, ora vai con i benefici. Espettorante, in caso di tosse, raffreddore o sinusite, aiuta a eliminare il muco. Antinfiammatorio, efficace contro le infiammazioni soprattutto di stomaco e intestino. Antibiotico, contro le infezioni batteriche, è un antibiotico completamente naturale. Immunizzante, aumenta le difese immunitarie, soprattutto nella stagione fredda. Antiossidante, fornisce sostanze che contrastano i radicali liberi e l'invecchiamento. Digestivo, favorisce la digestione di tutti gli alimenti, soprattutto proteine animali e grassi. Termogenico, aumenta e attiva il metabolismo, per questo è utile nelle diete. Analgesico, lenisce il dolore in caso di infiammazione di ossa, articolazioni e giunture. Depurativo, favorisce l'eliminazione delle tossine da parte dell'intestino e della pelle. Antifermentativo, previene e contrasta il gonfiore della pancia. Ecco, ora sapete perché lo zenzero è una spezia che non deve mai mancare in almeno uno dei pasti di ogni giorno. Ma come possiamo mangiarlo? Non è uno dei nostri soliti ingredienti. Fino ad oggi no, ma può diventarlo, come è già successo a molte persone che seguono il mio canale e lo hanno scritto nei commenti. Se volete approfondire, ho parlato dello zenzero in questi altri video. Lo zenzero si può assumere fresco, a pezzettini, grattugiato, estratto, frullato, oppure secco, in polvere o in scaglie essiccate. Attenzione invece allo zenzero candito. I benefici possono essere ridotti se contiene molto zucchero bianco. Per oggi è tutto. Fate buon uso di questa spezia e fatemi sapere nei commenti la vostra ricetta preferita. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Zenzero è la specie con più virtù. La spezia! La mia da Oscar!